non episodio della seconda stagione di Penetrateful, intitolato Come il canto della sirena. Parliamo di questo episodio particolare. Questo episodio è particolare perché parla di Vanessa che viene raggiunta insieme a Ethan dall'uomo che si chiamava Cooper, credo, non vorrei sbagliarmi, l'uomo che era l'assassino. Fatemi un attimo dare un'occhiata. Scusatemi un attimo, non ho detto nella sesta puntata che l'uomo americano va a fare visita a Ethan minacciandolo, ma era una cosa abbastanza trascurabile e noiosa, a mio avviso, perché tra tutte le creature sovrannaturali e cose belle che abbiamo nella trama, questa era una delle parti più noiose insieme a Rask. Tutta questa parte riguardo Ethan era proprio... Sì, fa capire il rimorso interiore, tutta quella parte, ma no. Allora, l'uomo in questione non era Cooper, ma era Roper, insomma lui va a trovare Ethan e Vanessa, minaccia, e fa capire che lui ha massacrato la gente nella locanda del marinaio, Vanessa non lo sapeva, credo, e lo intuiva vagamente. E niente, ragazzi, lei è costretta a uccidere Roper, quel cavolo che è, per salvare Ethan. Quindi lei è il secondo assassino che fa, stavolta davvero con le sue mani, lo accoltella, pugnala l'americano, riducendolo a sangue. E mentre si confronta con Ethan, vengono raggiunti dagli altri, Victor e Lyle in particolare, che li riportano a casa. Qui parliamo un attimo, vabbè, Lyle viene perdonato per i suoi tradimenti, perché tutti quanti hanno i loro peccati. Ethan ha un rapporto strano con Hecate, che la raggiunge in un momento inaspettato quando lui è in camera sua, non per masturbarsi, ma per un confronto rivelandogli un destino particolare riservato da Lucifero e nel ruolo da giocare nella profezia, infatti il segugio di Dio che aveva visto con Lyle nel secondo e nel quinto episodio della seconda stagione e anche nel settimo, anche se lui non c'era, Lyle l'ha ritrovato, un segugio di Dio, il lupo di Dio, The Wolf of God, e cosa succede? Succede che lui, Ethan, deve accettare questo ruolo, ma inaspettatamente viene data una duplice interpretazione, ovvero non solo una sorta di protettore di Vanessa, ma anche una sorta di bestia al servizio di Lucifero che banchetta sui cadaveri, e quindi il lato vorace, un po' alla Fenrir, di questa creatura duplice, un po' come tutto quanto veniva suggerito da Dorian, no? Non riguardo Ethan, ma la mondo, così come i fiori hanno la loro duplicità, soprattutto le donne, non per streghe, ma tutti noi abbiamo la nostra duplicità. Come dirà Henry Jekyll più avanti, senza fare spoiler, diciamo che Vanessa e Victor hanno un rapporto fraterno meraviglioso, lei non lo critica quando lui si buca, cioè quando si siringa, e cosa succede? Succede che lui, cioè il nostro carissimo Victor, si addormenta e lei si spoglia e vediamo il marchio sulla schiena. Questa scena non posso caricarla sul canale perché ovviamente Vanessa è nuda, ok? Si intravede il seno poco poco, ma soprattutto è nuda. E quindi si vede il marchio. Ed è una scena molto straziante perché in quello solo sguardo vediamo tutto il dolore che ha nei confronti di John Clayton, nei confronti della condizione da cui non può sfuggire, e del suo destino che è andare a salvare Malcolm contro le streghe in uno scontro di fede, come anticipa lei stessa. E Ethan vorrebbe raggiungerla insieme agli altri di giorno, quando presumibilmente le streghe sono meno forti, e invece ci andranno di notte. Quella è una notte di luna piena, ma Ethan ci vuole andare lo stesso. E sebbene lo ammonisce, lo mette in guardia di non farlo, ma Ethan non gli dà ascolto. Questo porta, dopo, quando vanno tutti quanti insieme, dopo che Vanessa è scappata da sola, va a salvare Malcolm, che intanto ha delle visioni terrificanti dei figli e della moglie, fantasmi, così, per così dire, allucinazioni un po' all'ultimo giro di vite. Lei, niente, lei raggiunge, Vanessa raggiunge Madame Vivien in Puglia, anche Hecate fa benvenuta nella mia casa, ma la madre fa non ancora, vuol dire che sotto sotto c'è un conflitto che abbiamo intuito fin dal quarto episodio, se non dal primo stesso, secondo me dal quarto episodio della seconda stagione, conflitto un pochino interno tra madre e figlia, Hecate e Evelyn Poole. E niente, ragazzi, è bello quando
È bellissimo quando Hecate bacia Vanessa, un bacio lesbico che ci mancavano, queste lesbicate. E dice: ho appena provato e incontrato Sinar Chandler, sento ancora il sapore. È una scena maledettamente figa. Parliamo degli altri che arrivano lì. Allora, Hecate blocca Ethan e, sebbene intanto ha fatto un giuramento a Ethan che non gli permetterà di far male a nessuno violando la sua vita, e infatti Ethan si trasforma dilaniandosi, sebbene prima cerca di spararsi da solo un colpo in testa, pam, ma sebbene lo evita, cioè gli fa evitare il suicidio, dice che sebbene è solo un uomo e quindi è disposto a cedere la sua vita, mentre Ethan si trasforma in licantropo e uccide sebbene in modo molto barbaro e crudele, però allo stesso tempo sarà forse un'arma contro le streghe o verrà manipolato da loro, scopriamo nel prossimo episodio. Ma prima parliamo, ci mancano due personaggi da analizzare. Il primo è Dorian Gray con Lily, il secondo è Calibano, cioè John Clare. Dorian e Lily partono con un dialogo meraviglioso, ma anche un po' inquietante, stucchevole, per così dire. Infatti viene presentato un po' dalla prospettiva di Dorian, che avrebbe detto tutto questo un po' nel noioso, in realtà scopre, capisce, non so come abbia fatto, ma gli è arrivata l'illuminazione di Nirvana da parte di Lily, che in realtà era prona, e lei fa: oh, è una divina commissione di entrambe, cioè sono una e una, un po'. Killer e Angelo, Angelo Killer, Angelo della Morte, un po' così. Allo stesso tempo però capiamo che questa cosa è riferita alla teosofia, che un po' mostra, lui fa capire, no? Dorian, che ospita sessioni di fotografia, sfotografa le molteplici forme della vita, tra cui Bruna nuda che bomba, ma anche, a parte questo cinismo che non mi va bene, ma anche ospita sessioni, riunioni teosofiche. Cos'è la teosofia? Una sorta di religione che riconduce l'identità divina all'occulto, una sorta di divina commissione di entrambe, quindi Bruna personificata in pratica. E quindi lei fa inginocchiati il ragazzino, ma poi scoprirà che lui è immortale, lo strangola, poi gli morde un orecchio, glielo stacca l'orecchio alla Mike Tyson. Questa mi ha fatto sempre impressione, questa scena. E gli fa: mostrami il tuo potere, il mio amato immortale. Quando lei gli fa: puoi morire, scoprilo, è come quando, mentre lo strangola, e lei, a proposito, devo capire dove sono finiti i capelli di Dorian in quella scena, ma a parte questo, capiamo, lei quando gli fa: puoi morire, lui fa: scoprilo. Così, dove capire, è un parallelismo, dovete capirlo, con la prima, seconda puntata della prima stagione, dove la prima comparsa di Dorian e Brona insieme, casualmente, compaiono insieme, mentre lei si reca come prostituta a casa di Dorian, è da lì che compare Brona dopo aver visto Ethan, ok? Però lei, insomma, è un parallelismo quando lei fa: puoi provare dolore? Cioè, lui le chiede se lei prova più dolore mentre la bomba, perché lei ha la tubercolosi, e lei fa: scoprilo, e questa è la cosa speculare, ok? Però dopo lui si dimostra immortale, appunto, non muore, va dentro la sua stanza, lei non lo segue e lo attende, e quando lui torna tutto rifatto, è finito, plasticato, no? Insomma, scherzi a parte, l'azione del quadro maledetto del dipinto lo ha reso, ha guarito le ferite, e anche non nell'anima, però le ferite fisiche. Lui la fa cioè lui la fa stendere e lui va sopra di lei. Poi ovviamente non fanno vedere la scena hot tra loro due, però si fa capire che lui in questo modo ha guadagnato il suo rispetto, e come mortali hanno un rapporto alla pari adesso. Calibano, John Clare, viene tirato, no? Secondo lo scrigno di Pandora, che vuole inserire il tipo Patney, l'uomo Patney, il padre Patney, insomma, lui, il capo del Museo delle Cere, ma chiede a John Clare cosa possano inserire nello scrigno di Pandora, e lui fa: lo specchio, uno specchio. E perché? Perché alla fine il male è dentro di noi, e siamo noi stessi la cosa più malvagia di questo mondo, e secondo noi, alla fine, e ha ragione. Infatti, ha visto, allude al canto della sirena, che dà il titolo all'episodio, ma il canto della sirena chi è? È davvero Lily, cioè quello a cui lui allude quando dice che la vera malvagità è quella che ci seduce, bussa alla porta, non è un diavolo che zoccola i fessi, ma è bellissimo, è Lily. Non solo, perché anche la sirena definita da Vanessa,
che alla fine porterà anche sebbene alla morte, non inconsapevolmente, ma la sirena può essere Ecate con Ethan, la sirena può essere anche la stessa bambola di Lucifero che viene vista alla fine, ma la stessa sirena come cosa che ti porta a naufragare contro gli scogli può anche essere intesa metaforicamente come, e qui entra in gioco il mio spirito di osservazione e analisi, la rapporto tra Malcolm e i fantasmi, no, dei suoi sua famiglia, così come Victor quando viene messo nella stessa stanza della follia, per così dire, dove viene spinto al suicidio da Lily, John Clare e Proteo. E questo è il colpo basso quando vede Proteo, ragazzi. Con questo io concludo la recensione di oggi e quindi vi saluto nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico. Finale di stagione, alla prossima.